Presentato alla Camera dei Deputati, l'ultimo rapporto dell'ISPRA dal titolo Dove va l'ambiente italiano? Un report che mette in evidenza le due facce dell'Italia, quella più e quella meno virtuosa, quando si parla d'ambiente. È positiva, ad esempio, la riduzione del 19% delle emissioni di gas serra prodotte dal nostro paese negli ultimi 30 anni. Come positivi sono i dati circa la raccolta differenziata. Rispetto al 70% del 1990, ad oggi solo il 21% dei rifiuti finisce in discarica. Bene i dati sull'assorbimento della CO2, più complicata, invece, la situazione idrogeologica. I danni economici dovuti al dissesto sono quantificabili in oltre 1 miliardo di euro all'anno, 3 volte gli investimenti annuali per mitigare il rischio. Preoccupano infine le cosiddette isole di calore. Nei grandi agglomerati urbani, specialmente nelle zone centrali, la temperatura media risulta essere più alta addirittura di 4 o 5 gradi rispetto alle periferie. 307.000, tante sono le morti causate in un anno e nella sola Unione Europea dall'inquinamento. Un dato impressionante, riferito al 2019, che ci ricorda nuovamente quanto l'emergenza non sia più soltanto economica e climatica, ma anche e soprattutto medica. Specialmente se, come ha suggerito l'Agenzia Europea dell'Ambiente, oltre il 55% delle vittime si sarebbe potuto evitare. Come? Sarebbe bastato che i 27 Paesi membri dell'UE si fossero adeguati alle nuove linee guida dell'OMS sull'inquinamento. OMS che considera salubre l'aria ove sono presenti meno di 5 microgrammi di particolato per ogni metro cubo. Non tutto è però perduto. Il Green Deal europeo punta a ridurre entro il 2030 le morti da inquinamento del 55% rispetto al 2005, un risultato che non appare troppo distante. Tra il 2005 ed il 2019 il numero di decessi provocati dall'inquinamento è diminuito già di un terzo. Una rete di informazioni ed opportunità. CONAI ha promosso infatti la CONAI Academy Community per sostenere le aziende alle prese con i recenti mutamenti del mondo degli imballaggi, oggetto di nuove regole, nuove etichette, nuovi materiali. Di fatto, una vera e propria piattaforma per guidare tutti gli attori nella filiera dell'attività relativa al packaging e all'economia circolare. L'iscrizione alla community consente di accedere a contenuti fruibili in modo semplice ed immediato, mentre l'accesso ad essa permette di consultare in anteprima i risultati di alcuni studi e progetti promossi da CONAI in tema di economia circolare, oltre ad offrire la possibilità di seguire in diretta i webinar della CONAI Academy. Lo scopo ultimo della community è in definitiva quello di creare una comunità in grado di sostenersi ed ispirarsi a vicenda, fornendo un canale per il networking dove tenersi aggiornati, sottoporre dubbi, condividere problemi e soluzioni. La partecipazione attiva alla community avviene tramite diverse azioni, come l'interazione con altri utenti e la condivisione di contenuti, e permette di ottenere punti reputazione. Le aziende consorziate con la reputazione più alta potranno ottenere dei reward in termini di visibilità, come il coinvolgimento in interviste ed interventi che verranno condivisi sui canali CONAI e la possibilità di accedere a consulenze personalizzate con esperti del consorzio. I vincitori verranno periodicamente selezionati in base alla qualità e alla quantità delle loro azioni sulla piattaforma e all'effettivo contributo che permetterà di rendere la community sempre più uno strumento di dialogo e di confronto. Cioè, da sempre siamo, uso una parola che non è molto amata, ambientalisti. È una paura che spesso fa, cioè una parola che spaventa molto le persone, e quindi io tento ad utilizzarla il meno possibile. Però diciamo che parallelamente alle nostre attività di imprenditori abbiamo anche tutta una serie di attività che portiamo avanti proprio come ambientalisti, con una nostra visione di quello che è l'outdoor, le attività all'aria aperta, eccetera. Ecco, il mio desiderio sarebbe che si riuscisse a fare un po' marcia indietro rispetto a questa enorme cementificazione e antropizzazione della montagna, come anche di altri spazi naturali, però in particolare della montagna che stiamo vivendo in questo momento, e si cercasse di capire che in realtà ci sono modi molto meno impattanti di riuscire a vivere le attività all'aria aperta.